Quindi forma microscopica, piccola piccola, infinitesimo, il significante, eccetera. Facciamola in nero. Forma microscopica. Disegniamo un tratto di filo percorso da corrente di lunghezza L con superficie S percorsa appunto da una corrente stazionaria I. Bene, ripeto, V è uguale al delta V fra questi capi, vale RI, ma vale anche E, campo elettrico, per L. Tra l'altro I è uguale alla densità di carica per S, ed R vale ρ per L fratto S. Allora E per L è uguale a R, ρ per L fratto S, per I, cioè J per S. Semplifichiamo un numero poderoso, S va via con S. L va via con L, dunque E, il modulo, vale un numero pari alla resistività di volt, il vettore densità di carica. Questo vale punto per punto. Valendo punto per punto, il discorso è valido anche in sede vettoriale. Quindi il vettore campo elettrico, nient'altro è che rho volte, dove rho è la resistività, il vettore J. Quindi E e J sono due vettori positivi. Volendo invertire i vettori, possiamo anche dire che J è sigma volt, dove sigma non è più la resistività, ma è l'inverso e si chiama la conducibilità. Insomma, in questo caso semplice, esiste una relazione lineare fra J ed E. J uguale sigma E dunque la tangente di quest'angolo alfa è proprio sigma, ha inclinazioni maggiori, corrispondono conducibilità maggiori e dunque a parità di campo elettrico più corrente elettrica all'interno del conduttore.